In questo video vi spiegherò come fare a capire alcuni aspetti della personalità di un individuo basandoci sull'analisi di come questa persona dà la mano. Sì, perché la psicoanalisi ci insegna che le nostre caratteristiche profonde, che magari vogliamo attenuare o tenere nascoste agli altri, possono emergere in maniera inaspettata in tutte quelle abitudini e consuetudini legate alla vita di tutti i giorni. Ad esempio, il gesto di dare la mano è un'azione che compiamo in maniera piuttosto meccanica e distratta molte volte al giorno, ma, a ben vedere, proprio perché la nostra parte consapevole interviene poco in questa cortese abitudine, è probabile che le nostre caratteristiche profonde si manifestino in maniera inaspettata e poco controllata. Possiamo dire che il gesto di porgere e stringere la mano come forma di saluto può comunicare molte informazioni sul nostro interlocutore, sul tipo di relazione che predilige e sulle sue caratteristiche di personalità. Le motivazioni sociali per cui compiamo questa azione sono diverse. La usiamo come rituale per rompere il ghiaccio con un estraneo, come gesto che definisca l'inizio e la fine di un incontro o di un accordo, o anche per congratularci con qualcuno per cercare una riappacificazione. In generale, il suo impiego più frequente è quello di atto formale per mostrare apertura e facilitare l'approccio con un'altra persona. Questo video si basa sicuramente su mie osservazioni personali, fatte nel corso degli anni, dall'analisi, fatta un pochino di nascosto, di molte persone che mi hanno dato la mano, ma non solo. In realtà, questo video lo voglio dedicare al caro professor Roberto Speziale Bagliacca, che ha insegnato per tanti anni presso la clinica psichiatrica dell'Università di Genova. Fu proprio lui che ci consigliò a noi studenti di portare particolare attenzione al modo in cui le persone danno la mano e ci indicò alcuni modi per dare via a questo metodo che in seguito ho voluto schematizzare in 8 modi diversi di dare la mano. Per capire i vari modi anomali, o potremmo dire diversi, di dare la mano, vi voglio illustrare il modo che potremmo chiamare standard, o normale, per quello che possa significare questa parola, di fare questo gesto molto diffuso nel mondo occidentale. Quando una persona ci dà la mano in maniera neutrale, o diciamo normale, solitamente mostra una stretta decisa ma non esagerata, un'inclinazione minima del palmo, un braccio che non allontana troppo l'altra persona, con un contatto tra le due mani che deve risultare completo. Una piccola osservazione va anche fatta sulla presenza o meno di sudorazione sul palmo, evento che risulta particolarmente imbarazzante per molte persone. In questo caso è opportuno sapere che la sudorazione delle mani dipende poco dalla temperatura esterna e, ad eccezione di alcuni disturbi, alcune patologie delle ghiandole sudoripare, è molto connessa allo stato emotivo di ansia o di tensione nostra o del nostro interlocutore. Passiamo alle strette di mano cosiddette anomali, o meglio, a quelle strette di mano che tradiscono alcuni tratti di personalità della persona che le attua. Io ne voglio segnalare almeno 7. La stretta di mano cosiddetta in punta di dita, quella che possiamo chiamare passiva, la stretta a mano cava, quella iperenergica e shakerata, quella controllante, la cosiddetta mano monca, la stretta di mano che allontana e la stretta di mano doppia. Allora, iniziamo dalla prima stretta di mano in punta di dita, che è tipica delle persone che rifiutano profondamente la relazione con noi o, in generale, con gli altri. È un modo che suscita immediato disagio in chi la riceve, perché viene subito percepito il senso di disgusto dell'altra persona che vuole entrare in contatto con noi in maniera parziale e veloce. La stretta di mano cosiddetta passiva, o anche scherzosamente a canotto, il professor Speziale Bagliacca la definiva una vera stretta di mano di stampo psicotico, quindi patologico, tipica delle persone inibite e coartate, con scarse competenze relazionali o addirittura proprio competenze relazionali patologiche. È una mano semplicemente esposta in maniera totalmente passiva alla mercé dell'altro, davvero particolare. Potremmo dire che, in generale, lascia piuttosto interdetti. Abbiamo poi la stretta a mano cava, un altro modo di dare la mano che suscita un sentimento di spaesamento, anche se più sottile e difficile da capire se uno non è pronto. Si tratta di una stretta di mano che evita il contatto profondo con il palmo della mano dell'altro, una specie di stretta di mano incompleta che porta a pensare che la persona davanti a noi abbia qualcosa da nascondere o che non voglia farsi conoscere completamente da noi. Molto interessante, a mio parere, e molto informativa su chi abbiamo davanti. La stretta di mano energica e cosiddetta shakerata ci indica invece la presenza di una persona dai tratti narcisistici, che vuole immediatamente fornire un'immagine di sé connessa alla sicurezza in se stesso e alla baldanza, all'idea di trovarci di fronte ad una persona forte e decisa e di conseguenza, per le spietate leggi della psicoanalisi, di una persona in fondo insicura e desiderosa di approvazione.
Questa è una stretta di mano molto diffusa in ambito aziendale o tra colleghi, un pochino fasulla. La stretta di mano, cosiddetta controllante, è un'altra stretta di mano molto disturbante, ma anche molto interessante ed informativa. Riguarda quelle persone che tradiscono un loro desiderio profondo di piegare il prossimo al loro volere e che potrebbero tentare in qualche maniera di farci fare quello che loro vogliono. È solitamente anche una stretta di mano energica, che quindi può miscelarsi con quella precedentemente esposta, ovvero con la stretta di mano cosiddetta appunto energica. Abbiamo poi la mano monca. La potremmo definire una variante ancora più patologica della stretta di mano in punta di dita con cui abbiamo iniziato questa classificazione. È tipica delle persone che non vorrebbero darci la mano e quindi rifiutano il loro interlocutore, che svalutano e ritengono in qualche maniera inferiore. In questo caso, ancora peggiore rispetto al precedente modo di dare la mano della mano in punta di dita. Chi subisce questa stretta di mano percepirà subito, anche se in maniera sottile ed inconsapevole, disagio e offesa da parte della persona davanti a sé. Abbiamo adesso la stretta di mano che allontana, tipica delle persone diffidenti che vogliono tenere le distanze da noi. Avviene con il braccio, spesso completamente teso, finalizzato a definire uno spazio tra noi e gli altri, spesso per paranoia. Fa parte delle strette di mano che generano inquietudine, che suscitano a loro volta diffidenza e sospetto anche dell'altro. La persona davanti a noi non darà una buona vibrazione, come si dice. Per finire, vi parlo della cosiddetta stretta di mano doppia, ovvero che coinvolge ambedue le mani che vanno a racchiudere calorosamente, perlomeno in apparenza, la mano dell'altro. Questa è una stretta di mano che alcune volte può essere affettuosa, ma più spesso è attuata da chi sta mettendo in atto un intervento seduttivo e quindi, come ci insegna la psicoanalisi, un tentativo di controllo e di manipolazione. State molto attenti a chi vi saluta così, a meno che non si tratti di un vero amico o di un caro familiare. Allora, cosa ne pensate? Personalmente mi sono ritrovato spesso ad avere conferme di questo mio personale schema pratico per classificare le strette di mano. Frequentemente mi è stato utile per avere informazioni su persone sconosciute o per approfondire aspetti nascosti di individui con cui, magari, passiamo gran parte delle nostre giornate e solo in apparenza li giudichiamo familiari. E voi? Avete mai provato a classificare gli altri sulle basi delle strette di mano? Se sì, mi farebbe piacere che mi indicaste la vostra classificazione o le strette di mano che possono mancare in questo video proprio giù nei commenti. E adesso, se vi è piaciuto il video, fatemi felice e datemi un like ed iscrivetevi a questo canale YouTube se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze. Ciao e arrivederci al prossimo video.